Ed eccoci qua con Valentina Colletta, dello staff legale che difende Dana e tanti altri notav e persone dei movimenti sociali torinesi. Qualche giorno fa abbiamo festeggiato, se così si può dire, il compleanno di Dana, che è caduto, ahimè, su un'altra data della quale c'è ben poco da festeggiare, ovvero i 6 mesi di detenzione di Dana. La prima domanda, avvocato, che vogliamo porle è quella che tutti noi abbiamo nel cuore e che davvero ci sentiamo di rivolgerle, sapendo che lei ha avuto contatti costanti e continui con Dana. Come sta Dana? Eccoci, ma allora Dana sta relativamente bene, nel senso che io la vedo almeno una volta alla settimana e sta compatibilmente con la situazione in cui si trova tutto sommato bene. Ha avuto naturalmente un primo periodo in cui ha dovuto adattarsi a questo nuovo ambiente, un ambiente totalizzante dove qualsiasi movimento, qualsiasi esigenza, qualsiasi richiesta passa da un'autorizzazione. E quindi ha dovuto, insomma, per i primi tempi prendere le misure del contesto nuovo in cui si trovava, comprendendo l'effetto totalizzante, torno a dire, su qualsiasi aspetto della vita, e ha dovuto imparare a relazionarsi con gli agenti di polizia penitenziaria, con i soggetti civili, diciamo così, che pure lavorano all'interno del carcere, ha dovuto relazionarsi, imparare a relazionarsi con le sue compagne di detenzione. In tutto questo Dana è riuscita, direi egregiamente, dando fondo a quelle che sono le sue risorse, considerato anche che per Dana naturalmente è stato, Dana entra in carcere con questa condanna, ma ci entra da incensurata, quindi è un'esperienza che naturalmente prima non aveva mai fatto. La realtà carceraria è una realtà a cui in qualche misura Dana si era già avvicinata. Non fosse altro in ultimo per la di poco precedente incarcerazione di Nicoletta Dosio, sua co-imputata prima e co-condannata dopo, e comunque insomma per quelli che sono gli interessi di carattere sociale, politico, che caratterizzano, che hanno caratterizzato l'intera vita di Dana, era un ambiente al quale si era già interessato. Diverso naturalmente fare ingresso in una realtà di questo genere, così limitante e con dinamiche relazionali completamente diverse rispetto a quelle che si vivono ordinariamente all'esterno. Ha quindi preso le misure, si relaziona con le sue compagne di detenzione in maniera molto positiva, nel senso che vigono all'interno del carcere una serie di regole che erano già proprie di Dana, che facevano già parte del suo vissuto, del suo modo di approcciare la vita, quindi la solidarietà, l'aiuto, la comprensione, il confronto, tutte insomma attitudini che Dana ha potuto sfruttare ovviamente all'interno del carcere, con gli agenti di polizia penitenziaria, le agenti di polizia penitenziaria e l'altro personale carcerario. Ha impostato un rapporto improntato a quello che deve essere un reciproco rispetto, e questo ha forse anche consentito, insomma, che non si siano manifestati episodi di abuso o di sopraffazione, ecco, nei suoi confronti. Quindi tutto sommato, e torno a dire però compatibilmente con quelli che sono i limiti severissimi e gravissimi di una detenzione in carcere, Dana è rimasta salda, è rimasta molto lucida, continua ad interessarsi a quello che avviene fuori, ha approfittato per riprendere parte dei suoi studi, insomma, si è attivata per quello che lei, per le risorse, per le tante e grandi risorse che ha lei. Quindi complessivamente, al di là di alcuni periodi, soprattutto iniziali di adattamento o poi di qualche piccola incomprensione che mi sembra veramente il minimo sindacale che possa occorrere in carcere, e tutto sommato sta bene, ecco. È tanto supportata anche dall'affetto e dal supporto che sente da fuori, riceve tantissime lettere tutti i giorni da compagni di militanza, da amici, colleghi e quant'altro, e questo indubbiamente anche l'aiuta molto. Un'istituzione totale, dicevamo, avvocato, che
già in tempi normali è un luogo, anzi qualcuno direbbe un non luogo, oggi in piena pandemia è diventato una polveriera. Lo abbiamo visto nella scorsa primavera in quello che è successo al sistema carcerario, lo vediamo oggi, noi abbiamo rapporti costanti con Antigone, che è un canale che abbiamo aperto in questi mesi, grazie diremmo ad Anna e alla sua presenza e anche alla battaglia che lei e le detenute, in particolar modo il carcere di Torino, hanno fatto per sollevare quelle che sono le esigenze gravissime, del resto denunciate ultimamente anche dal neo ministro della giustizia, dei rischi che si corrono all'interno di quell'istituzione. Qual è in questo momento la situazione all'interno di quelle mura rispetto alla sicurezza dei detenuti e delle detenute? Ma io posso rispondere per quella che è più una sensazione che una contezza della gestione dell'emergenza Covid all'interno del carcere. Sicuramente durante la prima ondata il carcere era indubbiamente più sprovvisto, non ha reagito, non ha saputo reagire con quelle che erano le necessità più impellenti, tenendo a mente che il carcere è forse per eccellenza un luogo promiscuo, dove insomma conosciamo tutti, l'Italia poi è stata richiamata anche da enti sovranazionali più volte al rispetto della dignità dei detenuti, sia in termini di spazio che di modalità di convivenza. Nelle carceri, il carcere di Torino, come insomma, patisce da sempre di un certo, di una certa sovrappopolazione, e quindi oggettivamente le regole che vengono da noi, a tutti noi cittadini, richieste, pretese, in carcere non sono attuabili. Non sono attuabili perché all'interno del carcere gli spazi sono ridottissimi, perché molti dei servizi sono in comune, parliamo delle docce, parliamo di tutta quella che è la socialità piuttosto che dell'ora d'aria, delle biblioteche e quant'altro. Durante la prima ondata tutta una serie di servizi banalmente sono stati soppressi. Durante quest'ultima ondata, che riguarda anche la detenzione di Dana, la cosa è andata leggermente meglio, ma questo non ha impedito ovviamente che ci fossero dei casi di positività anche all'interno del carcere. Ci sono all'interno della sezione femminile, questa volta a differenza della volta precedente, almeno per quanto riguarda le sezioni femminili, sono stati fatti i tamponi, sono state isolate le persone positive. Questo è evidente che non può bastare, perché per esempio ci sono tutta una serie di professionalità anche all'interno del carcere, che lavorano all'interno del carcere ma che provengono dall'esterno del carcere, a cui, così come a noi avvocati, viene ad ogni accesso misurata la temperatura. Durante la prima ondata addirittura era necessario sottoscrivere un'autocertificazione, cosa che adesso non è più possibile, e però insomma, come tutti sappiamo, questo non è sufficiente, perché io posso avere una temperatura assolutamente normale, entrare in carcere e portare invece il Covid. In un modo o nell'altro questo evidentemente è successo anche con questa, in quest'ultimo periodo. Sono stati fatti però, va detto, tutta una serie di tamponi. E, si faceva riferimento prima allo sciopero, che è lo sciopero della fame a cui Dana ha partecipato, perché per esempio su una serie di altre di altre questioni, insomma, che pure per le detenute sono per tutti i detenuti, non solo per le detenute, particolarmente importanti, faccio riferimento ai colloqui con i familiari o comunque con coloro che ne hanno diritto. Anche nel corso di questi ultimi mesi ci sono state inizialmente delle restrizioni francamente non condivisibili e non giustificabili, di cui insomma una serie di proteste, non ultimo lo sciopero della fame, che è durato, se non ricordo male, 6 giorni e che ha portato ai risultati però auspicati, per cui oggettivamente in questo caso la direzione del carcere si è attivata, ha ripristinato una serie di colloqui e la situazione, diciamo, si è un po' normalizzata. Certo è che sotto anche il profilo non tanto che dicevamo prima, quindi dell'accesso del virus all'interno del carcere, che credo che sia ineliminabile, o meglio potrebbe essere eliminato forse con una drastica riduzione della detenzione, quindi ricorrendo alle misure alternative, facendone un uso più largo di quello che viene fatto adesso, quantomeno per tutti quei reati insomma che hanno pene tutto sommato contenute.
E questo consentirebbe appunto di ridurre i contatti, di mantenere maggiori distanze e quindi di ridurre l'infezione. Ecco. Questo non è stato fatto, ma non è tanto una volontà del carcere quanto una volontà politica e in parte della magistratura, evidentemente che pure ha degli strumenti anche oggi che difficilmente però mette in campo. E al di fuori di questo, però, esiste anche una componente psicologica che incide in maniera direi drammatica sui detenuti tutti, perché sono tutti molto in ansia per i familiari all'esterno, i colloqui di presenza ormai sostanzialmente non si fanno, sono sostituiti con delle chiamate che in alcuni casi vengono fatte, in altri casi no, con tutta una serie di discrimini che insomma non sto qua a riferire. E però, insomma, lo stato d'ansia è evidentemente molto, molto elevato. Sono tutte persone che al di fuori hanno genitori anziani, figli, mariti, sorelle, fratelli, amici, e dei quali ricevono notizie, molti dei quali magari hanno contratto il virus. E per chi è detenuto non poter avere un controllo anche soltanto delle notizie costanti circa la salute dei propri detenuti, dei propri familiari, con quello che poi invece si legge sui giornali o si sente ai telegiornali, insomma, è un carico particolarmente gravoso per chi è ridotto all'impotenza, come di fatto sono i detenuti. Avvocato, io devo farle una seconda domanda assolutamente obbligata, come dire, alla cui risposta sono appesi i nostri cuori. Quali sono i prossimi step e soprattutto quali prospettive ci sono nella vicenda giudiziaria di Dana? Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane? Allora, su questo sarò brevissima, nel senso che per Dana è stata fatta una richiesta di applicazione di misure alternative dopo il suo ingresso in carcere ed è stata fatta subito prima di Natale. E di questi giorni, di queste ore, la fissazione dell'udienza in Camera di Consiglio del Tribunale di Sorveglianza che è per metà del prossimo mese. Sono state chieste misure alternative, nello specifico l'affidamento in prova, anche in considerazione, insomma, dell'attività lavorativa importante e soprattutto di questi tempi socialmente utile, diciamo così, di Dana, ed in subordine c'è una richiesta di detenzione domiciliare. Siamo fiduciosi, ma non possiamo fare altro che aspettare, lavorare su quell'udienza per preparare bene quell'udienza e poi aspettarne l'esito. Su questo non possiamo fare altro. Intanto in queste settimane, in questi mesi, si sono susseguiti appelli davvero quasi da ogni angolo della società civile, del mondo politico. Io faccio soltanto alcuni nomi: Luciana Castellina, Maura Cossutta, Chef Rubio, Vauro, Sabina Guzzanti, Zero Calcare, Luca Mercalli, Michela Murgia, Marco Revelli, Michele Riondino, Sergio Staino. Ma sto citando soltanto, come dire, i nomi che tutti conosciamo. Poi c'è un'altra categoria che io le voglio sottolineare, che sono Luigi Manconi, Claudio Fava, Maddalena Giardina, Claudia Pedrotti, Livio Pepino, ovvero avvocati, magistrati, procuratori, giuristi, costituzionalisti che si sono espressi apertamente su questa vicenda. Posso chiederle come mai tante persone di legge stanno dalla parte di Dana? Sì, parto però da non mi sottraggo alla domanda, ma mi viene in mente un appunto che peraltro mi è stato riferito da Dana, che mi sembra carino riportare per introdurre questo argomento. Non tanto i giuristi o comunque coloro che per una ragione o per l'altra bazzicano il diritto, di cui adesso naturalmente parliamo. Ma la carcerazione di Dana ha suscitato come prima reazione, mi ha colpito francamente, quella delle sue compagne di detenzione, nel senso che Dana, in maniera del tutto bonaria e anche per tirarle sul morale forse in certi momenti, è stata a ripetizione presa in giro dalle sue compagne di detenzione, che sostanzialmente la sfottevano perché l'unica detenuta per un reato che di fatto è bagatellare il 610 e la violenza privata, che prevede una pena minima di 15 giorni,
E quindi la prendono in giro sostanzialmente perché non hanno mai visto una detenuta per un reato del genere e soprattutto perché poi nella condotta pratica che viene, che è stata addebitata e per cui è stata condannata Dana, c'è l'aver spiegato con un megafono durante un presidio su un'autostrada le ragioni della protesta. Quindi la carcerazione di Dana colpisce tutti, ma proprio tutti, e sono ben consapevole del fatto che abbia colpito una serie di giuristi. Perché? Perché chi ha letto la sentenza, e in particolare coloro che col diritto, per una ragione o per l'altra, hanno a che fare, non possono non aver realizzato in prima battuta quello che dicevo prima, che è già stato osservato dalle compagne di detenzione di Dana. Dana è in carcere per un reato, che è la violenza privata, che prevede una pena minima di 15 giorni. Naturalmente la pena è modulabile a seconda della gravità del reato che si commette, ma attenzione, Dana stava parlando a un megafono. Ora, perché i giuristi hanno preso posizione? Perché buona parte di loro in realtà il materiale, le sentenze, i provvedimenti che si sono susseguiti sul caso di Dana, che ricordiamolo, sono atti pubblici e quindi legittimamente possono essere non solo letti, ma anche commentati. Quando si dice le sentenze, i provvedimenti giudiziari si rispettano quando sono degni di rispetto, e non voglio dire che questo non sia il caso, quantomeno non mi voglio esprimere in questi termini, essendo uno dei difensori di Dana, ma pacificamente i provvedimenti giudiziari devono essere sottoposti al controllo dei cittadini, perché anche l'autorità giudiziaria si esprime in nome e per conto del cosiddetto popolo. E allora, quando dei giuristi, mi permetto di leggere, in materia di concorso di persone nel reato, nella sentenza che vede condannata Dana, così come altri manifestanti, ripeto, in materia di concorso di persone nel reato, sostiene questo, scusate, metto gli occhiali. Anche coloro che si sono limitati a scandire slogan, a reggere striscioni, per inciso, era quello che faceva Nicoletta Dosio, e a distribuire volantini, quindi condotte lecite, rispondono comunque del delitto di violenza privata in quanto hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Allora, un qualunque giurista, un qualsiasi cittadino, secondo me, ma un qualunque giurista, quando legge qualcosa del genere, storce il naso. Il problema è che poi la stessa sentenza, adesso non ricordo più se questi sono stralci della sentenza di primo o di secondo grado, tendenzialmente direi quella di secondo grado, ma insomma quella di primo grado non si discosta certamente da questo impianto. Quando si legge ancora del carattere altamente organizzato dell'azione delittuosa che dimostra il collegamento degli imputati con l'ala più radicale e violenta del movimento No TAV, e di conseguenza la pericolosità del sociale dei prevenuti, quando si legge qualcosa di questo genere, ma non c'è un ancoraggio per poter sostenere qualcosa di questo genere, il naso non si storce più, si arriccia, e si arriccia a maggior ragione quello dei giuristi. Quando poi, come dicevo prima, si comprende, si legge, si sa che le condanne sono andate dall'anno di reclusione, perché riformata la pena con la sentenza di secondo grado, fino a 2 anni di reclusione, come nel caso di Dana ed altri imputati, e le motivazioni stanno in quello che ho detto prima. Insomma, la situazione si fa oggettivamente preoccupante se consideriamo che Dana viene condannata da incensurata. È la sua prima condanna questa, e viene stigmatizzata un'azione che, a detta di chiunque, pacifica, perché tale è stata, e vederla poi classificare, qualificare in termini come quelli che ho appena riferito per poter giustificare una pena particolarmente elevata, questo fa storcere il naso ai giuristi. Fa storcere il naso ai giuristi unitamente a un'ulteriore considerazione che da più parti è stata fatta e sollevata. Esistono fior di studi
E a questo, tra l'altro, si ispira la Costituzione, si ispira il nostro diritto, anche e soprattutto quello penale, secondo il quale la pena che per Costituzione deve tendere alla rieducazione del condannato, tende e funziona con un effetto deterrente, tende effettivamente alla rieducazione quando la pena viene percepita come giusta. Ma se io sto spiegando del tutto, nel corso di una manifestazione del tutto pacifica, con un megafono spiego agli automobilisti che passano la ragione della mia presenza e vengo condannata a 2 anni, è difficile che chi riporta la condanna e viene poi messo in carcere percepisca come equa questa risposta dello Stato. E se non la percepisce come equa, la finalità costituzionalmente orientata della pena finisce per svanire. Non c'è un effetto rieducativo se io percepisco una reazione iniqua da parte dello Stato. Senza contare che poi gli stessi giuristi che hanno scoperto con l'incarcerazione di Dana che un'incensurata non solo non viene concessa la sospensione condizionale, ma nel momento in cui chiede l'applicazione di misure alternative al carcere che sono esattamente mirate alla rieducazione del reo, ammesso e non concesso che in questo specifico caso ce ne sia bisogno. Quando si legge che la misura alternativa non viene concessa in ragione della sua militanza politica, che viene duramente stigmatizzata, in ragione del suo rifiuto di prendere le distanze dal movimento No Tav, come se il movimento No Tav fosse un'associazione a delinquere e non si fosse in grado di distinguere all'interno del movimento No Tav tra coloro che agiscono del tutto pacificamente e quei rari casi in cui invece questo non è avvenuto, dove ci si aspettava anche una legittima risposta dello Stato che fosse però proporzionata all'azione che è stata posta in essere. Ecco, e quando si legge che la residenza di Dana è troppo vicina al cantiere TAV per garantire il suo starsene buona, diciamo, e tutto questo comprendo che abbia dato luogo a una serie di reazioni da parte del mondo accademico, da parte dei giuristi, da parte di Amnesty International, perché prima di questo appello ci sono stati altri appelli, ci sono stati altri richiami a riportare in termini di normalità, scusatemi la genericità del termine, ma ci sta una vicenda che non meritava certamente di finire come finita, ecco. Anche in ragione di questo, spero che a questo punto, insomma, alla prossima udienza si possa rivedere quello che è l'impianto che ha fatto sì che Dana, insomma, entrasse in carcere, e speriamo tutti che non ci debba rimanere per l'intera pena. Ecco, sarebbe eccezionalmente spropositata e sproporzionata come reazione statuale a quello che in realtà è successo. Io devo farle una domanda che capisco bene possa metterla in difficoltà, però è davvero la domanda che tutti ci facciamo. Lei ha fatto una ricostruzione, come dire, puntuale di quello che è successo e noi che non siamo persone di legge, l'abbiamo sentita tutta, nonostante non avessimo gli strumenti per una lettura di questo tipo, l'abbiamo colta tutti l'ingiustizia in questo caso. Ma perché? La domanda che noi ci poniamo e che le persone, come dire, che ci seguono davvero si pongono è perché c'è stato questo accanimento nei suoi confronti e ci viene da dire nei confronti anche di altre persone del movimento Ottavo, dei movimenti sociali? Cioè, come la vede lei? Quali ragioni si è data, Valentina Colletta per questo accanimento? Evidente, cioè l'accanimento ce lo metto io, quindi come dire, non voglio metterla in difficoltà, la parola accanimento ce la metto io perché a me è evidente cristallino che c'è un evidente accanimento, una sproporzione per quanto mi riguarda, un'ingiustizia clamorosa. Ma qual è la ragione secondo lei?
Allora, sulla posizione specifica di Dana ho veramente delle difficoltà a dare una risposta. Dana è stata definita come la portavoce del movimento No Tav, è stata definita come tale in atti giudiziari, che sono quelli che l'hanno portata in carcere. Al di là del ruolo che le è stato affibbiato, Dana, il movimento No Tav, per quello che mi è dato di comprendere, insomma, difendo militanti del movimento No Tav ormai da più di 10 anni, non ha ovviamente un assetto di carattere gerarchico, quindi comunque definire Dana la portavoce mi sembra improprio. Indubbiamente Dana è una donna generosa, è una donna che ha delle buone capacità di espressione, empatiche, per cui sì, vero, nel corso di molte manifestazioni ha preso la parola, ha spiegato le ragioni delle proteste che via via si sono svolte, che ha organizzato il movimento No Tav. Forse quindi è il ruolo che le hanno attribuito che ha fatto sì che ci fosse una risposta. Lei ha detto ingiusta, sono d'accordo, diciamo comunque quantomeno severa in maniera sproporzionata, ecco, forse perché doveva esserci un messaggio più diretto ad una platea più ampia, diciamo così. Provo un po' però a sfuggire da questa difficoltà in cui oggettivamente mi ha messo. Per dire questo, Dana è finita in carcere. Dana è persona molto conosciuta all'interno del movimento No Tav, sono tantissimi anni che spende lì le sue energie, ma è persona molto conosciuta anche nell'ambito dei movimenti torinesi e nell'ambito dei movimenti su base nazionale, non soltanto locale. Quindi sicuramente il suo arresto ha suscitato un'onda di indignazione che abbiamo percepito in maniera maggiore, finita anche sui giornali, ha dato luogo, come dicevamo prima, a una serie di appelli, di richieste anche a livello politico. So che era stata fatta un'interpellanza parlamentare che poi forse non si è discussa, ma insomma, all'arresto di Dana sono seguite tante iniziative. Un po' così come era già successo durante la carcerazione di Nicoletta, che però aveva una valenza diversa, sia pure condannata per gli stessi fatti. Più in generale posso dire questo. Credo che ci sia stato un atteggiamento tutto particolare, tutto specifico, e che in questo la Procura prima e il Tribunale torinesi dopo abbiano fatto un po' da apripista di forte repressione poliziesca sul campo, diciamo, sul luogo delle manifestazioni, che ha comportato una serie di deferimenti, numerosissimi, migliaia di deferimenti da parte della Digos, della polizia, delle forze dell'ordine in generale, deferimenti alla procura. Per fatti, non credo di poter essere smentita, almeno nel 90% dei casi, fatti realmente bagatellari, e che molto probabilmente in circostanze analoghe ma di contesto diverse non sarebbero neanche giunte alla procura e a maggior ragione al tribunale dopo. Che cosa succede in un accanimento, come lei l'ha definito, di questo genere? Non ho altre risposte che quella di dire è intervenuta la magistratura laddove non è intervenuta la politica. Mi spiace, si gira sempre intorno a questo concetto, ma temo che sia proprio molto molto fondato, perché nel momento in cui il movimento No Tav da 30 anni a questa parte chiede ascolto, propone una serie di alternative a quella che è l'opera che si sta in qualche misura, insomma, per cui è sorto questo cantiere, si oppone ragionevolmente con dei tecnici anche di eccelso livello, di livello universitario, a quella che è oggettivamente una devastazione del territorio, di un territorio particolare, particolarmente ricco, con equilibri molto particolari, sia a livello di fauna che di flora. Nel momento in cui non ci sono risposte di nessun genere, e la risposta sempre, ce lo insegna la storia, viene delegata alla polizia prima e alla magistratura dopo.
Faccio un'ulteriore considerazione. C'è evidentemente una questione di scelta di politica giudiziaria. Faccio riferimento nello specifico nel 2010, quando erano ancora tutte da venire la più parte delle denunce, la più parte dei procedimenti penali nei confronti di migliaia di persone, centinaia già giudicate. Ecco, prima che partisse tutta questa attività giudiziaria, l'allora procuratore capo Caselli istituisce un pool di magistrati in procura che si occupano, che si dovranno occupare specificatamente del conflitto generato dal TAV, del conflitto sociale generato dal TAV. Questo succede prima che venga dato l'avvio ad una serie infinita di procedimenti penali. Ed è evidente che questo è sintomo di una scelta giudiziaria a prescindere da quello che succede, perché succede dopo quello che succede. Ed è indicativo, parallelamente a questo non c'è mai stata una risposta a livello politico, un incontro serio, un confronto serio, che mettesse per l'appunto a confronto, scusate la ripetizione, quelle che sono le ragioni di chi sostiene l'opera e le ragioni di chi l'opera invece non la sostiene affatto. E anzi, e torno a dire, sono professori universitari, sono tecnici del più alto livello. Non c'è mai stata una piattaforma di confronto su questo. La reazione è stata tutta poliziesca e tutta giudiziaria, in maniera assolutamente abnorme. Abnorme. Perché, ripeto, stiamo parlando di migliaia di soggetti che sono stati indagati per reati bagatellari, che diventa anche difficile a un certo punto non commettere, perché se buona parte del territorio che va da Chiomonte a Giaglione viene interdetto alla circolazione, se io devo manifestare, ma anche soltanto se devo andare a curare le vigne o anche soltanto se devo transitare, e io incorro già nella violazione dell'ordinanza prefettizia, che vieta l'avvicinamento a tutta una serie di aree dei comuni valsusini direttamente interessati dal TAV. E quindi noi abbiamo un fioccare di contestazioni 6 e 50 del codice penale, che sono la violazione dell'ordine dell'autorità, che in questo caso è quella prefettizia. Se non fosse che le ordinanze prefettizie possono essere emesse per l'appunto, ma per motivi contingenti e quindi delimitati, sia a livello territoriale che a livello temporale soprattutto, e considerate che le ordinanze prefettizie si susseguono senza soluzione di continuità dal 24 giugno 2011. Sono 10 anni. Sono 10 anni che quindi in una quota parte del territorio valsusino la libertà di circolazione, di movimento, parliamo di libertà costituzionalmente garantite, sono limitate. Io a nome di tantissime persone voglio ringraziarla per tre motivi fondamentali. Uno per questa intervista dove con una chiarezza cristallina ci ha raccontato quello che è successo, ha fatto un po' di chiarezza nelle nostre, come dire, menti piuttosto offuscate da questa vicenda, offuscate inteso come interrogate. Come dire, in attesa di spiegazioni, e lei è stata davvero cristallina. Un secondo ringraziamento per il lavoro che sta svolgendo, lei e tutto lo staff legale, un gruppo di persone, splendide che stanno seguendo non solo Dana, lo abbiamo già detto. Il terzo è per l'umanità che dalle sue parole emerge in maniera forte e che chi la conosce sa che ci mette nell'abbracciare tutte le settimane, tutte le volte possibili Dana che è lì dentro e quindi per queste tre ragioni noi l'abbracciamo, la ringraziamo moltissimo di questa occasione e ovviamente da parte nostra incrociamo le dita e attendiamo quella metà aprile.
che speriamo davvero finalmente, come dire, ci restituisca Dana anche tra le nostre braccia, diciamo. Grazie mille, davvero, di cuore. Grazie a voi per tenere sempre alta l'attenzione su questi temi, è importante. Grazie.